Facciamo una chiacchierata con Antonio Biagianti, direttore del centro commerciale Conca d'Oro, che ha dentro di me dei bellissimi ricordi, perché qualche anno fa ho presentato delle manifestazioni legate alla moda, delle selezioni con tantissimi ragazzi, e ricordo piacevolmente delle bellissime giornate, tanta armonia, quindi insomma è un piacere ritrovarti Antonio, come stai? Bene, bene, spero bene anche tu. Benissimo, per quanto si può stare bene in questo periodo di coronavirus, certo. di stravolgimenti, insomma, nei limiti del possibile stiamo bene e non ci possiamo lamentare. Infatti, già il fatto che stiamo bene e non abbiamo problemi di salute oggi mi sembra un ottimo traguardo. Assolutamente. Com'è fare il direttore oggi? Perché solitamente è molto molto stressante. Qualcuno potrebbe pensare, vabbè, ma il direttore di un centro commerciale con il 99% dei negozi, delle attività chiuse, a quest'ora se la passa da pascià. No, 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 no. I problemi sono molti di più di quando il centro funziona a pieno regime, perché potete immaginare lo stress dei dipendenti, lo stress dei tenant, lo stress della proprietà, il nostro stress che non sappiamo come fare, cosa fare, quando farlo, in che termini farlo, adottare tutte le misure di sicurezza non è per niente semplice. Poi tra l'altro certo. Qua siamo in un bacino un po' particolare, quindi la viviamo ancora di più. È una fake news quella di una decina di giorni fa, si tentava la spaccata, si parlava di questo, è una fake news oppure è confermata. Ci racconti meglio, Ma personalmente non ho visto di questi episodi, mi sono stati raccontati qui dai locali carabinieri. Quello che vivo giornalmente, ieri mattina sono venuto da Catania e ho trovato davanti alla porta due persone che piangevano e mi pregavano per avere il buoni pasto che stiamo distribuendo. Stiamo raccogliendo dei fondi per il pasto. Non ci dimentichiamo, non hanno un lavoro, lo è nero, quindi non hanno assolutamente il reddito. Lo Stato in questo momento credo che sia assolutamente assente e quindi hanno veramente delle grosse, grosse difficoltà. Per quanto riguarda il discorso del centro, prego. No, dico, è paradossale che ci si debba muovere a livello privato, addirittura un centro commerciale, quando lo Stato, insomma, fa veramente fatica a stare da presso a tutti, è veramente complicato. È veramente molto complicato, però è anche gratificante. Io quello che dico da sempre, da quando faccio questo lavoro, dico sempre, ed erano le parole, sembravano buttate lì tanto per dire, guardate che il centro commerciale non deve essere visto come un luogo solo dove si fa business, ma il centro commerciale vuole essere vicino al territorio, vuole essere vicino alla gente. È vicino alla gente, lo stiamo dimostrando proprio in questo motivo, in questo momento. Ma l'hai dimostrato anche, cioè, io in prima persona ho visto che tu miravi più all'aggregazione, perché tantissimi ragazzi con quell'evento di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata, tantissimi ragazzi, centinaia di ragazzi venivano per passare un pomeriggio insieme alle famiglie, al fidanzato, ai compagni, quindi insomma la tua politica, la tua strategia chiaramente è questa. Parliamo un po' dei negozianti. I negozianti sicuramente hanno mille frustrazioni, tra l'altro tra un po' ti chiedo se già hai il piano B, cioè per la fase 2 come vi state organizzando, ma nel frattempo i negozianti oltre a non incassare, stanno sostenendo delle spese, perché in ogni caso la vigilanza è attiva. Come ci si comporta in questi casi? Allora, le spese chiaramente sono ridotte all'incirca del 40%. Considerate che le unità della vigilanza da 8 al giorno sono passate a 2 e la pulizia da 10 circa sono passati a 2, non si sta facendo comunicazione, non si stanno facendo eventi, quindi si è risparmiato un bel po'. Da un punto di vista di oneri condominiali abbiamo risparmiato circa del 40%. E per quanto riguarda l'affitto, non so il futuro cosa deciderà la proprietà di fare, ma se si troveranno ad affrontare di pagare anche questo mese a vuoto, veramente saranno grosse difficoltà. Intanto io ti ringrazio per aver messo a disposizione queste informazioni, perché sono preziosissime e capisco anche che potrebbero essere coperte da riserva, quindi ti ringrazio. Sì. Io mi chiedo, ci sono delle cose che ti mancano di più, a parte il contatto con la gente, perché tu sei uno di quelli che non sta negli uffici soltanto, ama proprio camminare, percepire, sentire il contento o il malcontento della gente quando c'è da tirare le orecchie. Cosa ti manca oltre questo?
No, guarda, in questo preciso momento, per assurdo, anche il contatto della gente ce l'ho ancora di più, perché sono andato in giro nelle associazioni per fare le convenzioni, sono giornalmente in piazza per vedere se il banco alimentare è rifornito o meno, se non è rifornito mi preoccupo di rifornirlo, ho contatto con molte persone, quindi quello fa parte della mia natura. Non posso evitarlo, anche se mi dicono di stare anche per motivi di sicurezza in direzione, certo. Sinceramente non ci riesco. Ma poi, cioè, fare il tuo mestiere è anche una vocazione, quindi insomma devi stare sempre a contatto con le persone. Quanti negozi avete in totale? Dentro il Noi 107, al pieno regime sono 107, in questo momento è aperto soltanto il supermercato, i negozi di telefonia, gli ottici, quelli che riparano PC, computer. Ok, quindi sicuramente avrete... Ok, sicuramente avrete un contapersone, quindi capisci, sai bene che numeri ci sono a pieno regime. Non te li chiedo perché magari a memoria è un po'... Ma guarda, andiamo circa dai 20.000 ingressi giornalieri a 1.000. Un disastro. Quando arriverà la fase 2? Perché insomma si parla di maggio. Hai già pronto il come affrontare? Ma noi abbiamo diverse idee, il problema è che non sappiamo a cosa andiamo incontro. Io molte scelte del governo non le sto capendo. Io non capisco, è da 3 giorni che mi esce bello. Prima mi dici dobbiamo chiudere le scuole perché i bambini devono stare a casa, ok. Poi mi dici mi raccomando fate stare i bambini a casa perché è pericoloso, ok. Poi fai il decreto dove mi dici fate stare i bambini al massimo a 200 metri da casa perché è pericolosissimo, ok. E poi mi apri i negozi di abbigliamento per i bambini, i negozi di calzature per i bambini. Ma che logica ha tutto questo? Cioè che premura che c'era? Qual è questa la prima necessità dell'abbigliamento e le calzature per bambini? Perché se stanno 20 giorni a casa ancora, perché devono stare almeno 20 giorni senza il vestitino o le scarpe, non è possibile. Cioè forse non sarebbe stato il caso di aprire altri tipi di attività? E poi mi domando, perché tutto il mondo, le fabbriche sono aperte, la produzione continua, qua tutto fermo? Perché i problemi veri saranno appena finisce il coronavirus. Ora c'è il problema della salute. E dobbiamo salvaguardare le persone più anziane, che sono a uscire più piccolini, perché non mette un paese veramente in ginocchio. Non solo, se continuiamo di questo passo, mentre qua ci hanno soltanto minacciato di venire ad assaltare il supermercato e da quando abbiamo dato i buoni spesa, devo dire, si sono calmati. Si è placata. Tra 10 giorni questi poveri disgraziati che veramente non hanno come fare per mangiare, cosa dovranno fare? Anche perché momentaneamente si parla di una liquidità che ancora non è arrivata dalla cassa integrazione, insomma c'è veramente una situazione molto molto pesante. Assolutamente, ma anche quello che hanno stanziato, 600 euro per le partite IVA, uno che ha una partita IVA con 600 euro cosa ci deve fare? A parte che non sono ancora arrivati. Già, facciamo che giochiamo un attimo al G2, che siamo io e te che dobbiamo decidere sulle sorti, facciamo della regione, andiamoci piano, della Sicilia. Tu come ripartiresti? Non ti chiedo dal punto di vista sanitario, perché insomma poi non è proprio... quello sarebbe una responsabilità. Ecco, troppo, ma dal punto di vista... ecco. Io che te l'ho detto come la penso, per me sarà molto più grave la crisi finanziaria della crisi sanitaria in questo momento, quindi lascerei a casa le persone di una certa età, e purtroppo ci rientro io perché ho più di 50 anni, quindi probabilmente dovrei stare a casa anche io, ma poi per il resto sbloccherei tutto, perché ne pagheremo le conseguenze in maniera amarissima. Saremo presi dagli avvoltoi che si compreranno tutte le aziende italiane, perché ci sarà un mercato in crisi, ci saranno persone che si suicideranno veramente, là ci saranno i morti perché disperati con le aziende che chiudono. Anche perché probabilmente venire al centro commerciale, 20.000 persone in fila, perché 100 devono entrare in un negozio, 50 vanno all'area food, abbiamo problemi a contingentarli oggi che abbiamo 1.200 presenze giornaliere che sono ridicole. Se tutto andrà bene, riapriamo tutto, però dobbiamo mantenere il metro di distanza. Quindi come fai a gestire una folla di queste dentro un centro commerciale? No, ma anche dentro un'attività come fai a farli entrare tutti quanti? Con che costi soprattutto? Qui abbiamo 7 ingressi. Certo. Ti immagini a mettere 7 persone
una per ogni ingresso, con il termometro laser che misura la temperatura per far entrare tutti. A tempi, e una persona non può gestire certo 2.000, 3.000, 5.000 persone, che insomma diventa molto complicato. Ognuno deve presidiare un ingresso, facciamo i conti, ogni persona costa 11 euro l'ora, per 12 ore sono 11 per 12, quanto fa? 11 per 12, sono 132 euro al giorno, per 7 unità sono 924 euro per 30 giorni, 27.000 euro al mese soltanto di persone messe all'ingresso. Wow, certo. Tu stai facendo quante volte andate e ritorno da Catania? Perché tu abiti a Catania però lavori a Palermo, no? Quante volte sì, viaggi? No, faccio 3 giorni qui e per prudenza 3 giorni a casa, anche perché a casa ho una compagna, una bambina, non lo vorrei cercare di salvaguardare. Perché normalmente vengo qua lunedì e giovedì torno a casa. Okay. C'è adesso, veliamo un po' di sorriso ai nostri volti, perché tra conti e amarezze, insomma, ci stiamo infervorando, ci stiamo accalorando. Però ti dico anche un'altra cosa: c'è una via d'uscita, un piccolo spiraglio che abbiamo noi siciliani, e poi tu sei catanese, vai a Palermo, è quella che noi chiamiamo aliscia, cioè la voglia di ironizzare anche quando la situazione è drammatica. Aliscia, te lo dico io ho risparmiato un sacco di soldi in questi giorni. Perché non posso uscire, non posso andare al ristorante, ho fatto il giardiniere e ho risparmiato i soldi del giardiniere, il falegname, il fabbro, il pittore, il meccanico, l'elettrauto. Magnifico. Quindi se noi prendiamo il lato positivo, ci può essere anche in una situazione drammatica come questa. Ovviamente non è l'ancora di salvezza, però sicuramente un po' di aria ce la porta. A noi siciliani, sì, ecco, sì. Noi abbiamo un piccolo vantaggio. No, dobbiamo essere positivi, assolutamente. Dobbiamo essere positivi. Senti, in quanti anni di apertura di Conca d'Oro? Quanti anni qui sono, io sono qui da 4 anni, il Conca d'Oro ha fatto 8 anni. 8 anni, perfetto. I VIP che si sono succeduti durante la tua gestione, quali sono? Per i compleanni, per gli eventi? No, ma devo dire, VIP non ne chiamiamo tanti, non facciamo mai questo genere di appuntamenti così commerciali. Preferiamo ricordo fare... Cecilia Rodriguez. Sì, però io ricordo molto più, che ti posso dire, i VIP che abbiamo avuto dello sport, per esempio, che abbiamo fatto. Poi organizziamo due eventi molto molto importanti che erano diventati, ahimè, erano, perché non li potremmo più fare, che sono lo Sport Show, il Motor Show, e dove ci sono veramente venuti tantissimi sportivi. Certo. Quando pensi che potrà ripartire tutto? Metti che l'economia si risolleverà perché ci regaleranno una barca di soldi, quando pensi che invece, come tempi tecnici, prima di quella scadenza non si potrà ripartire definitivamente? Secondo me almeno un anno, anche perché, ripeto, sarà difficilissimo gestire dopo sia la normale attività, ma anche un programma eventi decente. Il centro commerciale vive di marketing e non puoi fare eventi dove ci sia troppa gente vicina, non puoi fare a calda di gente. Ci sarà anche molto da studiare su che cosa fare. I concorsi a premi magari si potranno fare, però piuttosto che farli dal vivo li potremmo fare col tablet. Ma che ti posso dire? Avevamo un programma qua, la tombola, che solitamente riempiva la piazza. Come la fai con la tombola da casa? No, che certo. Il marketing, certo. Sarà veramente molto difficoltoso. Io starei a parlare con te per ore, perché è un'esperienza, e poi soprattutto sei molto schietto e molto diretto. Questo mi piace, insomma, del tuo modo di comunicare. No, io la parlo molto spesso, però non riesco a essere. Però a quanto pare, essendo alla scrivania del direttore, evidentemente. Sempre parlando di mio figlio, un consiglio: papi, ma un po' di diplomazia te la potresti comprare. aprite i negozi della diplomazia per primi, magari ti possono tornare utili. Antonio, prima di lasciarci, hashtag noi non ci fermiamo mai, hashtag noi non ci fermiamo mai, e andiamo al centro commerciale Conca d'Oro a Palermo. Ciao Antonio, grazie, ti aspettiamo. Ciao, a presto ragazzi, grazie a voi, ciao.